Buongiorno! Ciao. Ciccio, ho detto buongiorno. Ciao. Ciccio, esci in pigiama? Esco. Ma che stai a dire? Dico che ti presenti alle 11 con un pigiamino che sembra la pubblicità della mozzarella, mi vedi e dici ciao? O esci o devi dire buongiorno! Pino. Anche se non lo so se sarà un buongiorno, perché come è cominciato tutto mi sembra, tranne che un buongiorno, guarda. Guarda là, guarda tutte le scarpe, lo fa apposta, sembra che sei un millepiedi. E poi tutte le camicie per strada, dappertutto, guarda. Pino! Guarda. Io non lo so, ti sembra possibile che io sto qua a stirare le due mutande? Che poi mutande, ti sei fatto lo spinnaker, ti sei Pino! Fatto. Ma che cosa urli? Ma ti senti bene? Sto benissimo, sono sveglio dall'alba. Sono andato in giardino a potare le rose, poi ho preparato il sugo di pesce, poi ho fatto colazione, poi ho steso la biancheria asciutta e ho steso, come vedi, sto stirando i panni tuoi, sto stirando, hai capito? Basta, hai vinto te, mi stanco solo a sentirti. Certo, lui si stanca a sentire un poveraccio che si fa un mazzo così per farlo vivere in una casa decente. Oh, ma sei tu che non ti vuoi comprare la serva? La serva non si compra, primo. Secondo, me ne torno a letto. E certo, questa casa non è un albergo, va bene? Oh, ma che ti sei svegliato col culo scoperto? No, io qua il culo me lo faccio, hai capito che sto a stirare qua di domenica mattina? Pino, è domenica? Sì. È domenica e tu non mi svegli? Mi dispiace, il portiere del turno di notte non mi ha lasciato l'orario. Ma io, ma lo sai che domenica io devo uscire a pranzo con i ragazzini, oggi mi spettano. No, ho sbagliato. Come è sbagliato? Non è domenica? Sì. La seconda del mese? Sì. E mi toccano i ragazzini, sono in ritardo. No, oggi no. Come sarebbe a dire oggi no? Oggi no. È successo qualcosa? È morta Marta? Ti piacerebbe? No. La tua signora ha telefonato prima alle 8 mentre ero in giardino. Oddio. Marta ha telefonato alle 8? Sì. Una disgrazia. I bambini, chi sta male? Chi è che sta male? Chi è che si è fatto male? Mio? Dai, fermo, non mi tocca. Vanno in campagna dalla nonna! Chi è che va in campagna? Oh, la tua signora ha lasciato un messaggio in segreteria. E chi ha detto? Ma perché non minchia, non te lo senti? Ma tutti nervosi! Ecco, Pino, per cortesia, aiutami a farla funzionare. Non posso, sto stirando il tuo spinnaker, vedi? Pino! Lo fai funzionare quella cazzo di segreteria, sì o no? Messaggio per Vincenzo Bettozzi, sono la sua ex moglie. Oggi, anche se ti spettano i ragazzini, vado in campagna da mia madre perché vuole vedere i nipoti. Quindi se ne parla tra due domeniche. Addio! Ha detto addio. Hai sentito? Ma quanto veleno c'hai in corpo ancora la tua signora? Mi sono lasciati da 6 mesi, ma sembra ieri, eh? Ma non può farlo. Non può farlo? Intanto lo fa. Che vuoi farci, Ciccio? Le ex mogli, tutte così sono. Non te la ricordi Marisa, la mia ex? Mi chiamava il sabato sera. Mi dispiace, il bambino c'ha 40 di febbre. Domani è domenica, dovrebbe stare con te, ma rimane con me. Lo fanno apposta per farti venire i sensi di colpa. Che vuoi fare, Ciccio? Le ex mogli ci hanno un solo scopo nella vita, rovinare gli ex mariti. Solo questo. Avanti, rispondi, maledetta. Ma che stai facendo? E dai, rispondi a quel caspita di cellulare, schifosa. Ma come, la chiami? Su cellulare dal mio telefono fisso? Sì, perché tanto le bollette le pago io, che vuoi? No, niente, era perché poi ti arrabbi, ti fa male, scusa. Pronto, Marta? Sono io, Bettozzi Vincenzo, tuo marito. Vabbè, il tuo ex marito, sempre pedante questa. Come ti permetti di portare i bambini dalla nonna quando devono stare con me, eh? Bravo, così, trattala male. No, scusa, Marta, scusa, amore, 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 no, amore, amore no, amore no, sì. No, non alzo la voce. Marta, aspetta, non riattaccare, per cortesia. Sì, mi sono inginocchiato, Fai schifo, fai. Sì, ma scusa, io avevo comprato un regalo per... Marta, non devo uscire... Ma quali donne, Marta, per cortesia, finiamola con ste battute. Grazie. Senti, volevo chiederti, domenica prossima mi fai recuperare? No. E va bene, forse hai ragione tu. Senti, dai un bacio ai bambini. No. Una carezza. No. E salutameli da lontano. Salutami tanto a mammina, eh?
Mammina. Quella vecchia serpe della madre che possa schiattare dove si trova, hai sentito? Sentito. È la mia domenica. Ho sentito. Mi toglie i bambini, non mi fa neanche recuperare. Ma io la faccio interdire, io vado dal giudice. Ma dal giudice? Ma ci vai vestito così, scusa, mettiti lo spinnaker che sei più elegante, no? Sono 6 mesi che mi massacra, che fa quello che vuole. Tua moglie ha sempre fatto quello che vuole. Sì, ma almeno prima io stavo a casa mia. E che è colpa mia se t'ha cacciato? Ed è colpa tua, sì, maledetto te, le tue idee, chiamiamola signorina. Ma guarda che io te lo spacco, no, sulla testa. Scusa, ancora con questa storia, la devi fare finita, scusa. Hai capito? Non ti sopporto più, basta. Deficiente che si fa cacciare da casa per colpa di una signorina che poi non era neanche una puttana. E adesso continui a dire questa cosa. E io ti ospito nella mia reggia, manco fossimo fratelli. Ma che fratelli e fratelli? Ma se ti passo 1200 euro al mese, 2000 le devo dare a Marta per gli alimenti, non mi rimangono neanche i soldi per comprarmi le mutande. E per forza, li compri a metro quadrato. Scusa, perché non ti compri il perizoma? Così stai più fresco e risparmi anche. Ma l'ho fatto tutto il programmino. Trattoria, Luna Park, cinema, 4 pacchetti di popcorn, 1 pure per i bambini. Vabbè, Ciccio. Non fare così, però. Gliela dai vinta a lei, dai, un po' di dignità, un po' di orgoglio ci vuole. Ma quale orgoglio? Ma se Marisa ti massacra tutte le settimane per i soldi che non le dai? E infatti quando me li chiede io che cosa dico? Mi dispiace, Marisa, non ce li ho, calmo, sereno, tranquillo. Sì, e poi ti prendi calmanti, insupposte e pillole dentro le flebo di camomilla. Sì, vabbè, una volta, adesso ho smesso. No, tu hai smesso di trombare. Da 6 mesi non ti si alza più. L'unica cosa che si alza in questa casa sono le bollette telefoniche. Ma che cosa stai dicendo? Falso e bugiardo. Sei falso, no. E bugiardo. Ma che non ti sento di notte, eh? Ma che ti credi? Che cosa senti tu? Che cosa senti? Avanti. Che fai le telefonatine notturne alle signorine della televisione. Mi spi. Origli pure, eh? Ah, io origli? Sì. Io non origli. Sei tu che per avere le mani libere metti il viva voce. Ma che cosa stai dicendo? Fai schifo, fai. Non ci provare a dire queste le cose. Le sento quelle lì che ululano là. Ma che ululano? Ululano. Ma chi ulula? Quelle là. Ma non dire bestialità. Che cosa stai dicendo? Ma chi è cosa sei? Ma la smettete di urlare. E che cazzarola. Prima la musica, poi litigate. Si è svegliato il principino. E meno male che mi mette i tappi, guarda qua, guarda. Tiè, Ciccio, mi sta delle rindollate, tiè. E che schifo! Ma perché chi lo retrogusta a Marognolo non è male, ma tutto sommato. E comunque, che hai tutto sto casino all'alba? All'alba? Nicola, è mezzogiorno, primo. Secondo? Mezzogiorno? -10. E beh, è l'alba, sono tornato alle 3:30, scusa. Alle 3:30? E dove sei stato? Che te frega a te? Io spero che tu sia andato a lavorare, va bene? No, sono andato a rimorchiare, va bene? No, non va bene, Nicola. Non va bene perché sono mesi che non metti neanche un euro nella cassa comune. Scusa, ma se io non lavoro, che ha già fa? Li stampo, li rubo, li prendo a strozzo, che ha già fa? Ti dai da fare come tutti quanti, invece di andare a perdere tempo con ragazzina a fare un babbo su nazzo. Senti, faccia quello che mi pare e piace, capito? Non ce la conta a te. E poi a un certo punto, ma come mi hai chiamato, scusa? Babba Sunazzo. E che vuol dire? Perché non te lo cerchi nel vocabolario? Guarda, tu pur di offendermi, le parole te vai cercando, capito? Io comunque me ne sono andato da casa, perché non volevo più sentire Daniela che mi diceva queste cose e adesso me le devo sentire dire da te. A parte il fatto che non te ne sei andato, ma ti ha cacciato, primo. Secondo. Ciccio, piantala! No, è la seconda volta che inzuppi. E vabbè, è che sto nervoso, quando sto nervoso ha già mangiato, hai capito? Ecco, come sarebbe a me Daniela mi ha cacciato, come sarebbe? No, non è che Daniela ti ha cacciato, no, ti ha cambiato la serratura di casa e ti ha tirato tutti i vestiti dal balcone. Non è vero, non è vero, io me ne sono andato via mia sponte. No, sua spinta, a calci in culo. Non è vero, chi te l'ha detto? Daniela. Ah, e voi ci credete? Sì. Sì. Ah, voi ci credete? Sì. Falsi. Siete dei bugiardi, avete capito? Credete a quella vipera che c'ha il veleno dentro. Anzi, quella ve lo dico io che cos'è. Quello è un concentrato di vipera e di
e di... Aspetta, aspetta, come si chiama? Come si chiama l'animale, scusa, che quando ti avvicini ti spruzza chi lo veleno che tiene dentro? Come si chiama? Come si chiama? La puzzola! C'è che sta la puzzola, Ciccio, per favore. Comunque, vabbè, Daniela dice che mi ha cacciato, quando invece sono io che non la sopportavo più. L'iguana. Ancora? Il capitone. Data vota. La biscia. Basta, non me ne fotto come si chiama sta creatura, Ciccio. E volevo collaborare. E me la capita, non basta, mo. Scusa, come fa tutto quarto per capire come si chiama sta bestia, mo. Vabbè, comunque, sentite, io me ne sono andato di casa, se no finivo in galera, avete capito? Per duplice omicidio. No, triplice omicidio, quadrice... come si dice, mannaggia? Dentice! Madonna mia bella! In già facci più, facciamo una cosa, Ciccia, va, puzzola, va buono! E l'avevo detto per primo! Eppure aveva ragione, l'avevo detto per primo, io vero, vabbè. Comunque, Pino, come si dice quattro omicidi... Quadricipite. Si va a virare Otenei, va, quattro omicidi volontari, ecco. Ma perché? Oltre Daniela chi altro dovevi ammazzare? Il padre, la madre e la sorella. Esagerato, e che? La strage degli innocenti. Sì, ma quali innocenti, quali innocenti? Ma tu non lo sai che io non mi sono sposato una moglie, ma una famiglia. La famosa famiglia allargata. Di chi lo so loro che si sono allargate, capito? Di chi come chiude? Chi lo so trasute i sic che si sono mise chiatte, capito? Scusa, terrone africano, cosa hai detto che non ho capito? Vattene a cercare in tuo vocabolario, sta roba babbasunazza, va, va. Comunque che non lo sapete, che dopo il matrimonio si sono piazzati subito a casa mia, che non pagavano mai un conto, che dovevo mantenerli tutti io, che non lo sapete, no? No. Ah, oh, no? No. No, siete falsi, bugiardi. Vabbè, ecco. Nicola... Non eravamo a conoscenza di una situazione così disastrata. È vero, sì, Ciccio, sì. Anch'io non sapevo che loro si erano fatti così invadenti, veramente. Ah, sì, siete due imbecilli, avete capito? Imbecilli, questo siete. Vabbè, comunque, ma c'è il momento di do bagni perché ancora non so chiudere. Però precisiamo subito una cosa, per favore. Io non posso più continuare a dormire qui nel salone, che sta in una ghiacciaia, vabbè? Vabbè, no. Allora facciamo una bella cosa, no? Sì. Mettiamo una bella tenda canadese in giardino, tanto ormai si va verso l'estate. Ma scusate, ma perché devo fare sempre io? Scusa, devo andare, ma facciamo i turni, no? Sì, allora facciamo una bella cosa. Io ti dico questo, è inutile che tallisci e fai cannola, usando Eddie Marmur e non Sura. Ma se può cambiare con vocabolario rinda sta casa, Ricchi, se no non si va annanza. Cosa hai detto, terrone africano? Adesso il terrone africano ti traduce, è inutile che ti fai tutto bello, ti fai ricci, ti fai i boccoli, tanto la casa è mia. Sì, di tuo nonno. E vabbè, è come se fosse mia, hai capito? Quindi abbiamo deciso che qua io dormo nella mia casa e nella mia stanza e tu è inutile... Ma che cosa c'hai? Ha già fatto pipì, pozzi! E vai, vai, chi ti tiene, chi ti tiene, vai, vai. Mamma mia. Ciccio, comunque secondo me non sta bene, perché sta sempre al bagno. Tra le volte che ci sta lui e le volte che ci stai tu, io il bagno lo trovo sempre occupato. Quasi quasi mi compro un pappagallo. Bravo, bravo. Così non sarai l'unica bestia in questa casa. Comunque sai che c'è? Che secondo me, Nicola, c'è qualche cosa che non va alla prostata. Ecco, ho deciso. Vado a dormire sotto i ponti. Ti sei lavato le mani? Se ne accorge sempre, chi sta, sa? Feduso, fai schifo, fai. Vai, vai sotto i ponti. Così almeno non dovrò lavare le tue magliette, che ne sporchi una al giorno, ne sporchi. Senti, innanzitutto, io non le sporco, ma le cambio. Sì. Perché sono una persona pulita, primo. Sì, e secondo? Secondo, le magliette me le lavo da solo. Ecco, questa è. E infatti questo è il risultato quando le lavi da solo, vedi? Guarda. Ma quella dove l'hai presa? La discarica di Acerra? Sì, fa la raccolta differenziata, guarda. Oddio, che bello. Pino! Ma che hai fatto? Ah, io che ho fatto? Se tu sei un cretino che mischia le magliette con i jeans di colori diversi, che cosa vuoi? Questo è il risultato. Guarda qua, guarda, no, è la tua lavatrice che fa schifo e tu per risparmiare compri il detersivo scadente. Non ti permettere di parlare così della mia lavatrice, hai capito? Ma guarda qua, mi hai rovinato la maglietta nuova di Valentino. E che te frega? Non era nemmeno tua. Imbecille! Tu sei scemo, hai capito? Nicola, ma è possibile che ti arrabbi così tanto per una maglietta? Pensa a me. Marta oggi non mi fa vedere i bambini. Ma perché, scusa, oggi è la tua domenica? Sì, era la sua domenica, ma la signora se ne frega e porta i bambini in campagna dalla nonna. Ma scusa, Ciccio, ma tu non vai là a prenderli? Ma come faccio?
Ma come fai, Ciccio? È semplice. Ma di chi, scusa? Piglia la macchina, te vai a pigliare, ci vuoi io, forza, sai di mai ce li amo. È semplice, lascia no? Perdere. Ma come lascio perdere, scusa? Ma ti pare che questa si permette di toglierti i figli il giorno che ti spetta e tu non fai niente, scusa? Nicola, non hai zappa. No, no! Allora che fai, scusa? Tu abbozzi, non reagisci, gliela dai vinta a quella stronza? Non ti permettere di dire stronza a Marta, capito? Fammi capire una cosa, Ciccio, scusami, no. No, perché a un certo punto, mo, scusami, quella brava signora della tua ex moglie, no? Ti caccia di casa senza che tu abbia fatto nulla di male. Ti chiede una montagna di soldi ogni mese. Ti fa vedere i figli quando le pare. Ti tratta come una mappina e non è una stronza. Ma tu non lo puoi dire. E allora dillo tu. È una stronza. Oi, la mappurata, ma si può dire. Ecco qua. Ma oggi niente colazione qua. Ma perché, scusa, che cosa stai facendo? Ma chi sta in aperitivi? Ah, e il sugo di pesce si sta cuocendo. Ah, grazie assai. Ma mi metto lo scorfo nel rindollato, mo, per favore. Ma pure chi, scusa, sta puzza di pesce a prima mattina, ma come si può fare? Ma scusa, quando lo devo cucinare il pesce? A mezzanotte? E allora sei un infame. Ah, pure, io sono infame. Uno si alza all'alba per fare un capolavoro ed è pure un infame. Ma che fai, cucini il pesce quando io devo uscire a pranzo con i ragazzini? No, ma il pesce era per questa sera, non era per il pranzo. Ah, per stasera, eh? Sì, per stasera. Bugiardo, infame. Fai la spesa con le mie 1200 euro e poi cucini il pesce quando sai che io non ci sono. Oh, basta con sta storia dei 1200 euro, sei squalido, sempre a rinfacciare, per basta. Oddio, Ciccio, sei l'unico che ha lo stipendio, è giusto che pavo tu, scusa. Oh, Voglio vedere se vado via io da questa casa, che succede? E vattene, vattene, che lo trattiene? Vattene, 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 basta, sai che c'è? Voglio vedere dove lo trovi un altro amico come me che ti ospita in una reggia e ti prepara tutte le cose che ti piacciono. Gli antipastini, gli aperitivini e poi quel soufflé di patate che ti piace tanto. Maronna, che lo soufflé che fai tu, Pina, che re, mamma mia, bella. Amore mio. Hai le mani d'oro, quasi quasi ti sposo, Pina. Pazza, lo sai che io ci tengo la mia indipendenza. Lo so. E basta, fatela finita. Ma che c'è, bel maschione, sei gelosa? No, e basta, che schifo! Ma scusa, ma perché lo tratti male così? Che t'ha fatto? Basta! State sempre a pigliare per culo. Guarda, quando fa così, guarda, io pigliassi a paccar, guarda che sta. Pensaci tu, io mi metto le scarpe. Senti, Ciccio, dai, non fare così però, dai. Oggi è domenica e ce la dobbiamo godere, avanti. Capirai, noi tre da soli, sai che allegria. Oh, mamma mia, Ciccio, non fa così, dai. Stiamo alla grande, ma non lo vedi? Siamo rinati, senza mogli che rompono, che ti dicono tutto quello che devi fare. Togliti le scarpe, apparecchi, sparecchi, il telecomando lo tengo io. Sì, ma tanto le pattine te le fa mettere, Pino. Ah, sì? E vabbè, da lui posso anche accettarlo. E perché? Che cambia? È un uomo. E allora siete recchioni. Ah, ah, non si dicono queste cose, si dice gay. Ah, senta a kill, mo si dice gay, si dice, sì. Senti una cosa, Tito, fammi capire una cosa, allora. Ma tu per caso tieni un atelier a Piazza Spagna? No. Tieni una villa positana? Nemmeno. Si ricchione, Pino, senta a me, per favore. Sarò ricchione, ma libero. Libero ricchione. Anche positofona, così sta scritto, nome e cognome, libero e ricchio. Sono libero, finalmente, hai capito? Libero da quelle donne, caro Nicola. E tu ne sai qualche cosa? Quelle mangiasoldi, perché quelle sono mangiasoldi, perché più gliene dai e più ne chiedono. Giusto. È giusto? È giusto, lo so io. Lo so io, Daniela, quanto bruciava ogni mese. Appunto. Tra massaggi, palestra, cremina, depilazione, parrucchiera, la visita dal ginecologo per il disturbo, la visita dal dermatologo per il neoqua, la visita dal neurologo, perché pure che a capo non è che ci stavo tanto bo. La cura dal dietologo per l'alimentazione equilibrata, perché poi Daniela cosa fa? Compra tutto nei negozi biologici, capito? Che ci vuole un mutuo per pagare la caccata Daniela. Che poi che non è caccata Daniela, tu di chimico caccate, capito? Pasta di soia, gallette integrali, riso integrale, pane integrale. Che a cocco vo ti dicevo, Daniele, ma una cazzarola carbonara integrale in questa casa si può mangiare. Bravo, c'hai ragione. Mai, c'hai capito? Mai. È vero, è vero. E sa che cosa mi rispondeva lei? Sei pazzo, non è equilibrato. Il problema era che a casa mia, se non era equilibrata, non si mangiava. Hai ragione, hai ragione. E adesso basta, finalmente siamo liberi.
liberi di fare quello che vogliamo, no? Possiamo andare, venire, tornare, senza rendere conto di chi vediamo. Di chi non vediamo. A me però mi manca tanto casa. Maronna, guarda, quando fa così, o via sappacca. Guarda, è una cosa esagerata. Fammela mettere qua, che è che sta precisa. Ecco qua. Ciccio, Ciccio, non fare così, dai. Vedrai che si risolve tutto, dai. Marta è stronza, ma... L'hai detto tu, ormai è un dogma, putimi annanze, no? Vabbè, però scusate, ragazzi, ma è possibile che ci dobbiamo rovinare la domenica parlando delle nostre ex mogli, delle nostre famiglie? Basta, no? Scusate, non è possibile. Mi è venuta un'idea. Fammi prima spostare che è meglio, Pina, per favore. Non ti capisco a te che può fare. Che cosa hai capito? Avanti. Oggi pomeriggio potremmo fare un pokerino. Ma che sei scemo? Oh, ragazzi, basta, io non ce la faccio più a non giocare a poker, va bene? Oddio, senti, Pino, ogni mese tiri fuori questa storia. Ma basta, per favore, rassegnati. No, non mi rassegno, io non l'accetto, va bene? Non l'accetto. Pino, io ho giurato e un giuramento è sacro. Papà lo diceva sempre, chi non mantiene i giuramenti va all'inferno senza denti. Ecco, un uomo così che crede all'inferno, no, Ciccio, ridicolo. Stare, se tu sei un comunista senza Dio, tu fai come ti pare, però devi avere rispetto per me che ho fede, no, hai capito? È arrivato Ciccio, il fedente. E non ti permettere, capito? Ma non si scherza finito, su queste cose. Ma non dire queste bestialità. Perché la fede è una conquista. Basta, per favore. E scusate, si è deciso che non si gioca più. E basta, no? Io dico che noi dobbiamo affrontare il problema e guardarlo in faccia. Ma chi dobbiamo guardare in faccia? Il fatto che non giochiamo più a poker da quando Gianni è partito. È un lutto che va elaborato. E mamma mia, Pino, scusa, ma mica è morto. È come se lo fosse, se non ne possiamo neanche parlare, scusa. Ma poi, scusa, allora tu insisti, ne vuoi parlare? Sì, ne voglio parlare. Ne vuoi parlare? Sì. E allora, va, parliamo. Parliamo. Allora, parliamo. Forse. Se qualcuno parlasse, però, fosse meglio, no? Allora rispondete, perché non giochiamo più a poker? Perché Gianni è partito? Perché Gianni è partito? Non mi piace la domanda. Allora non giochiamo perché perdevi sempre? No, non è vero. Ogni tre lunedì io non perdevo. Ma neanche vincevi? Andavo in pari. E certo, perché noi ti facevamo andare in pari. Pino, ma che dici? Che hai detto? Deficiente, ma che fai dicendo? No, no, niente, niente. No, no, niente. No, 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 scusate, voglio sapere. No, 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 niente. No, 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 scusate. Ma che volete dire che voi per 12 anni avete sempre fatto così? Ma no, ma no, che 12 anni? Qualche volta, no? Sì, è successo soltanto qualche tusino deficiente. Ti è scappato. Ti è scappato, ma per favore. Ma non è vero. No, no, non è vero. Non è vero. Non è vero, sì, non è vero. Sì, non è vero, no. Beh, diciamogli la verità. È vero, Ciccio, è vero. Non ci posso credere. E Gianni era d'accordo? No, no, dai, Gianni non sempre ci stava, Ciccio, dai, su. Lo sapete che cosa mi fate? Schifo. No. Mi fate pena. Oddio, ma quando fa così io via sappacca, guarda. Ciccio, vieni qua, rovai, no, in do cammino, ma no, non mio no, caso, vieni qua. E poi, scusa, fatta vorrei, stia così bellino con sto pigiamino. È bello, dai, vieni qua. Scusa, vieni qua, siediti, siediti. Dai, su. Poi dico io, se sei sfortunata a carte, ma che colpa nostra. Dai, su. Una cosa è la sfortuna e l'altra è la truffa. Glielo dici tu? No, glielo dico io. No, diglielo tu, dai. Glielo dico io. Glielo dici tu, dai. Ci sediamo. Ci sediamo? Sediamo. Sediamoci, dai. Che mamma schifo, mia. Mamma mia. Vabbè, allora, stacci a sentire adesso, eh. Adesso ti spiego una cosa. Siccome tu sei un pochino sfortunato a carte, no? Noi che siamo tuoi amici, ogni tre lunedì ti facevamo vincere, beh, per limitare i danni. E non è affetto per un amico questo? Ma sì, dai. Ciccio, è capitato che pure tu qualche volta hai vinto. Su, Pino, una volta era Pasqua, ti ricordi? Come no. quella volta che vinse quasi 300.000 lire di quei tempi. 347.000. Una Pasqua memorabile. Mi ricordo che mi avete fatto comprare un uovo di Pasqua grosso così. E per forza avevi vinto. Ciccio, era quasi... 7 anni fa, 8.
12 aprile 2001. Ma Lorenzo si ricorda proprio precisamente tutte cose proprio. Ed era quella mano mitica che ci facesti a pezzi a me e Gianni, ti ricordi? È vero, ti ricordi? Gianni c'aveva un full di donne servite. Sì, io partii con un tris d'assi. È vero, sì. E c'era un piatto di parola. Ciccio apre di piatto e tutti ci guardiamo increduli. Io ovviamente vado e Gianni rilancia il doppio del piatto. Ciccio diventa rosso. Io. Poker di 10! Ho vinto! Ciccio! Pino, Ciccio! Che c'è? La porta era aperta. Non pensavo di trovarvi qui a giocare la domenica mattina. Posso avere un po' d'acqua? Quell'acqua distillata. È buonissima. Grazie, basta così. Gianni, ma come ti ha ridotto? Come uno straccio da cucina. Sporco e bagnato. Per l'amore. Ma che cos'è l'amore? Una malattia sociale, un virus, un picco di testosterone, un fioretto. Una cambiale da pagare. Ciccio, in questi 6 mesi io ho capito tante cose, Ciccio. Io pensavo di aver trovato la donna della mia vita, la felicità. Le avevo regalato un cavallo bianco. Quanto era bella in sella a quel cavallo. Peccato che ci voleva andare sempre da sola. Io pensavo fosse perfetta. Ma la perfezione non esiste. In una donna, poi, l'amore. Per pochi attimi di piacere devi sopportare ore e ore. Di rotture di palle. Di frustrazioni, umiliazioni, manie. Se mi addormentavo prima di fare l'amore ero ignorante e stronzo. Se mi addormentavo dopo ero insensibile. E se ti addormentavi durante? Ciccio, per favore. Ma di che stava parlando? E così una cosa in quei momenti da solo. La certezza di avere 3 amici, te, 3 uomini pronti a tutto, beh, ecco, è stato questo pensiero che mi ha dato la forza ad andare avanti. Anche nei momenti più difficili. E ce ne sono stati, lo sapete, no? Lo sapete? Nicola? Ciccio? Pino? Eccoci qua! Come prima, più di prima! T'amerò! Ma che è una canzone, Nicola! Pino, per favore, guarda, stai calmo, sì. Parla con lui, per cortesia. Sono calmissimo. Allora, ti fotti i nostri 1.000 euro e te ne vai chissà dove. E non fai neanche una telefonata, un sms, una minchia di cartolina! Poi una domenica mattina ritorni così come se niente fosse e cominci a fare discorsi sull'amore. Ma che cos'è? I 3 moschettieri 20 anni dopo? Vabbè Pino, adesso però non ti innervosire perché pure Gianni... No, qua dobbiamo dire pane e vino al vino, hai capito? Sì, ma però Pino, però tu non dicere banalità, per favore. Ah, io dico banalità. E lui allora che cosa ha detto fino adesso? Nicola, che cosa ha detto? Mi dici cosa minchia c'entra? Il testosterone col cavallo bianco! No, Pino, però tu, per favore, basta, mo! Sì, dove io? Lui hai fatto, tu hai già voluto fare. Però non può tornare una mattina così, andare a casa con 3 poveri cristi che stanno qua, non sa che tempo. Ma che succede? Che fai? Ma che ti... Ma chi si sente male, che è? Gianni,
Vuoi un amaro? Un whisky, una camomilla, non so che frutto. Siamo al bar, ragazzi, la smettete per favore. Oh, ma che te strilli, ma che te urli, non lo vedi che sta male? È un po' di tatto, no? Adesso glielo do io, un bel tatto a 5 dita qua glielo do. Perché lui ci ha avuto tatto 6 mesi fa quando se n'è andato, è vero? Te lo ricordi? Te lo ricordi che c'è scritto anche un bigliettino? Ve lo ricordate, no? Certo, no? Però non lo sapete che io quel bigliettino l'ho conservato? Non lo sapevate, vero? Eccolo qua, dove l'ho messo? Ma non ce l'ha mai detto che parte, aspetta, l'ho conservato. Eccolo qua. Eccolo. Oddio. Lo sapete, vero, questo qua che cosa ti è costato? Te lo ricordi tu, vero? Vi ricordate che cosa c'è scritto? Cari amici, grazie per la generosità, i 1.000 euro nostri. Un grazie speciale a Pino per l'idea. Pure poco culo mi pigliavo, hai capito? Certo. E poi chicca finale. Chi è chicca? Ciccio, chi è chicca? Ciliegina finale! PS! Avvertite voi Marina, per favore. Hai capito? Te lo ricordi che cosa ti è costato questo biglietto? Però adesso non rimvangare. No, rimvanga, perché il poeta qua lo deve sapere che mentre lui si comprava il cavallo bianco, il Pino Silvestre in culo a nuoci finiu! Il nostro caro poeta, mentre stava lì che si fotteva la sua puledra... Pino! Un po' di stile, per favore. Mi scusi, milord. Allora, ricominciamo. Allora, mentre il poeta copulava in lussureggianti capanne in riva al mare tra una cavalcata e l'altra, il qui presente Bettozzi Vincenzo recava la dolorosa notizia alla tua signora... Maria. Essendosi che Ciccio detto Bettozzi Vincenzo è il più fortunato e aveva tirato lui la carta più bassa, toccò a egli recare la luttuosa ambasciata. Ambasciatore non porta pena. Ecco. E la tua signora Marina, quando Ciccio va lì e le dice la notizia, pensa a uno scherzo. Ma quando gli fa vedere il biglietto scritto da te, a momenti gli stacca un orecchio! Ammozzichi! Sta cannibala! Guarda qua, mi ha lasciato il segno, guarda! Ecco. Ciccio, ma non è quest'altro? Ah sì, è vero, è questo. Ecco. Manco si ricorda, figurati. Però, caro poeta, il peggio deve ancora venire. O meglio, sta sotto! Milord, volete continuare voi? Continuo io, continuo io, accomodatevi pure. Grazie. A questo punto Marina cosa fa? Telefona a Marta, a Daniela e a Marisa. E gli dice che abbiamo fatto le orge con una puttana, hai capito? E che noi lunedì non ci vedevamo per giocare al poker, ma per chiamare le signorine, hai capito? Marta mi ha cacciato di casa. E adesso io posso vedere i miei figli soltanto 2 volte al mese. E oggi che toccava a me, quella lì, con una scusa se l'è portata in campagna. Manco mi fa recuperare. Hai visto che combinato? Tutti si chiude, che stava così. Io voglio morire. No, che vuoi morire? No, cioè, voglio morire, voglio morire. Lascia stare. Vai sopra. Vai sopra. Sul tetto. Sopra, in alto. No. In alto devi andare. Noleggia una gru. Gianni, se ti vuoi ammazzare devi andare sul tetto, perché da quella finestra non ti slochi neanche una caviglia. Stiamo a piano terra, che figura è merda che abbiamo fatto, Gian! Ragazzi, scusate, io non ci sto con la testa. Ma voi non sapete quello che mi è capitato. Un inferno! Se voi solo lo poteste immaginare. Sentite, scusate, io devo andare a controllare il sugo di pesce. Voi preparate gli aperitivi? No, ci penso io, vabbè. Senti Gianni, per te va bene un prosecco o preferisci un analcolico? O un succo di frutta con poco alcol. Io per un momento, visto i problemi, ho pensato che foste cambiati. Gianni, ti abbiamo chiesto soltanto se vuoi un analcolico. O un succo di frutta con poco alcol. Sapete che dovete fare? Andate dalla pianta al culo. No, Pino, per favore, Pino, per cortesia, te l'ho già chiesto, per cortesia. Fallo per noi. Sì, ti prego. Sono calmissimo, sono. Gianni, tu 6 mesi fa sei sparito, ti sei fottuto i 1.000 euro che noi avevamo messo qua per pagare la signorina Yvonne. Te ne sei andato, poi ritorni all'improvviso e noi
ti offriamo l'aperitivo invece di prenderti a tombulate in dalla faccia! E noi siamo gli stronzi! Io ero venuto solo per chiedervi un po' d'aiuto. Voi non lo sapete quello che ho dovuto sopportare per tornare a casa. Mi sono dovuto imbarcare su una nave come un clandestino. Ho viaggiato nei gabinetti del treno perché non c'erano i soldi per il biglietto, va bene? E lì aveva da stare, in docessa! Bravo, bravo. No, no, Nicola. Che c'è? La sedia del nonno, Nicola, scusa, si rovina, abbi pazienza, però. Vieni pure là, allora, che è successo? Dai, non mi rovinare, però. Non sale, non lo farò più, dai, avanti. Non avete pietà, eh? No, non andate niente. Io me ne vado. E vattene, Gianni, poi faccio stare, vattene. Sì, ma dove vado? Io non c'ho neanche i soldi per un caffè. Vieni a cava, Gianni, ti pigliate e cacciarone, chi tenga niente, cacciarone, che ha chiesto. Senta, Ciccio, tu tieni qualcosa in da sta mucca, ca? Pino, tu tieni qualcosa di sordo per c'era... Qualche banconota? Un caffè sa da pigliare. Ah. Con che spiccio. Aspetta, aspetta che conto... Buttaci il cangoppo, poi buttaci il coppo tavolo e fa lui. Già, bene, già facci più. Ciccio, andiamo a cena, va? Andiamo, ah, ecco, guarda. Guarda, ecco qua. Ecco. Io vado a controllare il sugo di pesce perché non vorrei che mi si bruciasse. Vado, eh. Ah, Gianni! Gianni, comunque, qualsiasi cosa hai bisogno, chiama pure, non fare complimenti. Ciao. Amici, questi erano i tuoi più cari amici, capito? Bastardi! A boccolo! Se sei pescato! Ciccio! Allora, guarda che faccia che c'ha! Bello! Vieni qua, levati questo cappotto che fa schifo, dai, dammelo, avanti! Dai! Io lo sapevo che stavate a far finta! Ah, sì. Lo sapeva, lui aveva capito tutto, sì. No? Questa minchia di orgoglio che hai non ti cambia, però. Avanti, siediti, avanti, vieni qua. Seduto, forza, seduto. Aspetta, prima dammi i soldi. E li vuoi? E certo, perché 1.000 euro non ti sono bastati. Avanti, forza. Gianni, ma dici una cosa. Giulia, che fine ha fatto? Ragazzi, è stata una guerra. Ma tanto lo sapete, no? Con le donne non c'è scambio. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma chi è Marta? Pronto? Aspetta, passamela. Ma la vuoi smettere un attimo? Pronto? Pronto? Daniela? No, 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 per carità. Dille che dormo. Sì, sì, Daniela è qua. Un attimo che te lo passo, un momento solo. No, non ho voglia di parlarci. No, tu ci parli. No, no, cosa vuole? Ma perché non glielo chiedi tu, minchia? E che cosa può volere? I soldi. Ecco. Pronto? Ecco, sono un ignorante, io mi ha cominciato subito, subito. Padre, figliolo, Spirito Santo, amen, mi ha cominciato. Stiamo a tavola, sì, stiamo a tavola, sì. Stiamo facendo colazione, all'una, è certo, sì. Ma non la seconda, la prima colazione. Perché noi facciamo come ci pare e piace, capite? Non mi racconta a te quando mi fa colazione. Orge, anche orge, sì, senz'altro, sì sì sì, 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 sì. Anche con Pino e Ciccio, è certo. Ma no, che poi lo dice a Marta! No, Ciccio, ma che te ne fotte che glielo sì, dici? Sì, non solo, ma sai con chi, anche con Gianni. No, sì. Nicola, ma che Gianni sei di Marina, no. Sì, 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 le facciamo Nicola, anche con lui, Nicola, sì, sì, sì. Tu sei scemo, quella lo cerca la polizia, che cosa gli Marina dici? Più che altro. Sì, vabbè, ma non mi boh. Ma insomma, tu perché hai chiamato, che vuoi? Cosa? Quanto? Ripeti, quanto? Che vi dicevo? I soldi. E ride. In genere no, ma stavolta chissà quanto gli ha chiesto. 2.000 calci in culo ti do, hai capito? Daniela, guarda, falla finita, hai capito? Ma chi è che urla? Sei tu che urli? Daniela, ma... Daniela, ma... Daniela! Ma vado e ammazzata! Grazie! Oddio, Pino! Nicola, non fare così! Pino! Non fare così, non fare... Dammi un pochino d'acqua, per favore! Sì, sì, però respira, però respira! Che respiriamo sempre, una continuazione! Però, ma tu devi fare i respiri, quelli profondi! Ah! No, quelli piccoli così, no, quelli, capito? Quelli, ah!
Oggi quanto sto meglio, ma tu lo sai che cosa ha avuto il coraggio di dirmi? Sì, che adesso ti buca le gomme. No, ti dà fuoco alla casa? Peggio! Vieni qui con Marina, Marta e Marisa. Oddio! Ma che fai? Guardo se arrivano. E che so, Atlas, su ferroboca, navicella. Ma anche chiama, già stanno qua fuori. Io comunque le voglio proprio vedere, capito? Tutte e quattro le voglio vedere qui fuori, a piangere, capito? A strisciare in lacrime. Nicola, ma perché gli hai detto che sono tornata? Perché Gianni, basta avere paura. Dobbiamo essere padroni di noi stessi, finalmente. Nicola, paura di che? Io c'ho una denuncia per furto. Ma quella lo dice la polizia e mi beccano subito. Ma Gianni, porca miseria, ma tu proprio i soldi dell'agenzia ti dovevi prendere. Nicola, io a luna di notte non li andavo a trovare 10.000 euro in banca. Ammazza, 10.000. A noi tua moglie ha sempre detto il doppio. In contanti. Il resto l'ho incassato in assegno il giorno dopo, prima di partire. Avanti, dammi l'acqua. Che è? Arosta. Ah, se l'è bevuta Ciccio. Va bene, non ti arrabbiare, dai. Allora, si può sapere dove siete stati tutto questo tempo? Primo mese a Madeira. Ah, bella Madeira. È bella, bella. La Lucania è tutta bella. La Lucania. La Lucania, Ciccio. Matera, i sassi. Certo, i famosi sassi di Matera, famosissimi. Tutti qua te li darei tutti i sassi qua, hai capito? Ciccio, ma come questo si fotte 21.000 euro? Rovina un matrimonio, una famiglia per andare a Matera! Ciccio, no, Matera è un'isola sopra le Canarie, poi te la faccio vedere sull'Atlante. Ma insomma, lì a Matera, che avete fatto? Il primo mese è tutto bene, poi... E poi sono finiti i soldi. Ma come, 21.000 euro in un mese vi siete fottuti? Ragazzi, prima il cavallo bianco, poi i ristorantini tutte le sere, poi le gite in barca, e che volete? Eh certo, l'animaccia tua. E noi qui a rovinarci il fegato. E le orecchie? Guarda, tua moglie che cosa mi ha fatto a questo orecchio qua, guarda. Ciccio, ma non è quest'altro? No, è questo. Tutto un bruoglio questo orecchio, si andrà bene. Guarda, guarda, che se ci ripenso, io ti prendo a tombolate ora, guarda. Ragazzi, ma che volete? Che volete? Dopo è finito tutto. Cioè, come sarebbe finito tutto? Il grande amore della vita. La passione romantica, la fuga. E allora? Tutte palle. Il primo mese, nudi nel letto, tutte le sere. Oddio. Senza mai dormire, Ciccio. Tutti nudi? Sì. Tutte le sere? Sì. Senza dormire? Sì. Stavate sempre a fare quella cosa? Sì. Vai avanti. Beh, bella, lo sapete, no? Vai avanti. Intrigante. Vai avanti. Divertente. Vai avanti. Simpatico. Vai avanti. Fino al secondo mese. E poi... E poi... Lo sfascio. Dopo 30 giorni veniva a letto con la maglietta e le mutandine. Buona. Dopo 60 con la camicia da notte sulla maglietta e le mutandine. Buona. Al terzo mese la tuta, i bigodini sui capelli e i cetrioli sull'occhio. Oddio, Marta! Dov'è? Eccola là! No, no, no. E ci ho avuto... Ah, ti si è visto proprio annanzi, ti si è visto. Scusa. Certo. E poi, niente, ragazzi, i soldi sono cominciati a finire. Lei mi ha detto di giocare tutti al casinò. Che non aveva mai perso la roulette. Ah, sì? E tu ci hai creduto? Sì. E invece? Sì, ci ha confronto a Gastone Paperone. Cioè, ha perso tutto? Fino all'ultimo euro. Aspetta. Il cellulare, aspetta un attimo, non dire niente che voglio sapere. Pronto? Chi è? Ah, Marisa, sì. Come mai questa telefonata di domenica? Marisa, che cosa c'è? Sì? Sì. Gianni è qui, perché? Ecco, e allora... adesso lo vedo, lo sanno tutte. Ma sta zitto, Gianni, stai tranquillo. Sì, è venuto. No, è venuto, però se n'è andato, sì. Se n'è andato. No, non ce l'ha detto dove è andato. No. Ecco, ragazzi, adesso viene la polizia qua. Non ce l'ha detto, perché se uno non sa le cose non le può dire, no? Hai capito? Sì, tranquillo. Sì, sì. Marisa, ma scusa, tu che cosa vuoi? Fammi i soldi, che no, Marisa, scusa, ti ho dato 1.000 euro pochi giorni fa, Non è vero. Ma pure lui. Sono mesi che non gliene dai. Sono mesi che te ne do. No, non fai altro che chiedere soldi. Dai, più Marisa, te ne do, più ne vuoi. Marisa, più te ne do, più ne vuoi. Marisa, io non ce la faccio più, hai capito, Marisa? È inutile. Che cosa fai tu? Che cosa dici al nostro figlio? Non ci provare. Marisa, non provare a dire questa cosa a nostro figlio, perché... Marisa! Ma che te urli attaccato? Che te urli attaccato?
bravo! Lo sai che cosa ha detto? Lo sì, sai che cosa ha detto? Tuo figlio ti odia perché non gli dai i soldi. Lo sai che cosa ha detto? Ho capito, lasciamo oggi lei, per favore. Lo sai che cosa lasciamo la camicia, per favore. Lo sai che cosa non lasciamo a me, vattene, scusate, per favore. Ha detto che io non lavoro, che non gli do mai i soldi. A nostro figlio gli dice che io sono un fallito e che faccio pena, hai capito? Gianni, faccio pena? Ciccio, faccio pena? Io la faccio pena? Che c'ha zecca, mo' lascia stare, non è come sabba, no? Una da sottolineare stufato, no? Lascia correre. Nicola! Pino che... Nicola! Pino che Nicola, aiutami! Mi manca l'aria! Ah, Nicola, aiutami! Nicola, aiutami, sto morendo! Nicola, Aiuto, soffoco, sto morendo. Pino, aiutatevi, fate qualcosa. Aprite la bocca. Aprite la bocca. Questo è un calmante eccezionale. Ma quello se ne prende a pacco. Ma non ti preoccupare, abituato. Tiratelo su se non riesco bene a me. Ecco, sì. Fagli aria, fagli aria. Ecco qua, ecco qua. Ma mi sa che non basta, aspetta. Ma quanto gliene hai dato? Aiuto, stiamo morendo. Che non è collegato! Ma non fa una piega però, aiuto. Guarda, perché... Madonna, aiuto! Io non trovo il numero della guardia medica! Ah. Ci vuole dell'acqua! Nel ferro! No, per Pino! Il pippurrà! Ma no, dell'acqua per Pino! E dagli quella distillata, fa presto! Lo zucchero, lo zucchero! Sì, ma non perdiamo la calma, sì, però, per favore! Aiuto! Aiuto, sto pronto, morendo. Guardia medica? Sto morendo, non sento più le gambe! Mi serve un medico di guardia! Aiutatemi. Sì, aspetto. Pino, guardami, mi vedi? Chi sono? Uno stronzo su un cavallo bianco. Ok, ok, stai meglio, dai. Aiuto. Aiutatemi. Non ti addormenta, Pino, non ti addormenta. Caffè. Ecco lo zucchero. Ecco lo zucchero. Vieni, prendi questo e questo qua. Sì, caffè. Puro caffè, magari in un bar. No, scusate, signore guardie, ma quanto dura questa attesa? Pino. Schifo, che cosa? Io faccio lo spiritoso, ma come? Io c'ho un amico che sta per morire. Che minchia dice quello? Oh, come va? L'acqua distillata funziona, vedo, eh? Aiutate. Oh, ma volete mandare sto medico, sì o no? Guardate, e non mi calmo. E non mi... Chi è che urla? Chi è che urla? Aiuto. Non si permetta, capito? Non... Guardi che io la denuncio. Attaccato. Ma che sei scemo? Parla così a un pubblico funzionario! Ma che funzionario? Che pubblico? Quello lì è un mascalzone, capito? Quello è uno zotico! È uno zotico, sì! E io sai che faccio? Io lo denuncio, sto maledetto! Prima dicesse sono lo spiritoso e poi non ci capisco più niente, che dobbiamo fare? Ci penso io! Voi state vicini a Pino! State vicino là! Penso io, chiamo io! Se serve, dategli dell'acqua distillata! Già gliel'ho data! Aiutate, chi è? Non sento più niente, non capisco ecco. Chi è. Sì, serve un medico, per favore, urgente. Ah, un attimo, dice perché non lo portiamo in ospedale? Perché non abbiamo la macchina. Non abbiamo la macchina. Si è scaricata la batteria. È finita l'acqua distillata. È finita pure l'acqua distillata, sì. Imbecille, come... No, non era per lei, no. E cacata di monucane che si chiama imbecille. Imbecille, sotto la sedia, fa prezzo di mare. Ma la pianti di cazzeggiare, fatti mandare un medico. Siente, non cazzeggiare, ma non mi erga, per favore, capito? No, mi scusi, no, è vero, certo, non è, no. Sì, però lei è un funzionario pubblico, va bene? E ci deve mandare... Guardi! No, guardi che io la denuncio, Ma come denuncia a chi sta? Per stronzaggine sul posto di lavoro. Guarda, ragazzi, piantatela, passamela a me. Un momento, le passo il mio avvocato. Ecco. Come sta, è morto? No, ancora. Peccato. Pronto? Certo, un'ambulanza. Certo. Un'ambulanza. Sì, l'ambulanza. Avanti.
Allora, l'ambulanza! Oi, l'avvocata ha risolto, forza! Pino, Pino, calmati che fra poco arriva l'ambulanza. Dai ragazzi, lasciate perdere tempo, Pino, forza! Cosa? Voglio il mio letto. Dice che vuole morire nel suo letto. E accontentiamo, andiamo via. L'ospedale, no, l'ospedale, l'ospedale, no. Perché non si guarda l'ospedale? Ma che è successo? Perché il nonno è ricoverato lì in coma da 3 mesi, dice che gli fa impressione. E come mai? E come mai? Tenne 97 anni, ti meraviglio, Gian, su! No, è giusto, eh? È giusto. Sì, però bisogna trovare una soluzione adesso. Bisogna trovare una soluzione, sì, Pino. Pronto, Marta? No, non riattaccare, ti prego. Ma che fai? Telefoni a quella visita. Sì, sì, lascia, sì. Parlo a Peppino. È una cosa importante, Marta. Sì, importantissima. Pino sta male. Sì. Pensavo che tu ci potessi mandare un dottore, tu li conosci tutti. Sì. E che dice che ha? E che ha avuto un attacco di panico. Ha avuto un attacco di panico. Digli del calmante. Digli del calmante. Ha preso il calmante. Sì. Quante gocce? Hai visto? Ta bottiglia è successa così prima. Dai. Mezza bottiglia. Ma no, di meno. Di meno. No, un quarto. Quasi un quarto di metà. Un quartino. E una gazzosa. Faccio portare tutto coso che a Catherine Bessese. Marta! Me lo vuoi mandare a sto medico, sì o no, per cortesia? Bravo, quando fa così con la moglie, guarda, è un eroe, è una cosa esagerata. Scusa, scusa, amore, 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 amore. Guarda, scusa, là che schifo, scusa, prego, guarda, è una cosa esagerata, proprio non se lo va. Ti prego, amore, scusa, 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 scusa. Vergognati. No, dai Nicola, lo fa non... Peppino, lo fa. Sì, lo fa. Non lo faccio più. Sì, mi sono inginocchiato, sì. Da. Come fino a per terra? Ho capito. Ma, senti, Marta. Ah, ce lo fai questa cortesia? Ci mandi. Madonna, mi può fare. Grazie, basta, ma... Ciccio. Grazie. Attacca, per favore. Sì. Attacca. Ti voglio attacca. 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 È attaccato, attacca. Nicola! Adesso ci manda il medico. Ah, sì? Non è un tesoro. Come no? Se è un tesoro, seppelliscilo, va, così la ritrovo, po'. Pino sta morendo. Yeah! Oh, madonna, Pino, siamo scordati di Pino. Chi lo sta accadendo? Mannaggia. Pino, non preoccuparti. Pino. Adesso Marta manda un medico. Sì, Marta che ci vuole vedere tutti in galera, hai capito? Cosa? Oddio, ma chi è sto Ugo? Dice Ugo. Io c'avevo un cugino che si chiama Ugo. Ma non pensi che parla di cugina? Tu, Pino, Pino, fatti capire, con calma, Pino, con calma. Dillo, Pino, dai. Pino, per favore, quante lettere sono, Pino, per cortesia? Non si capisce, cioè, vuoi farlo scrivere, dai, che è la soluzione. Pino, mettila qua, scrivi, dai. Prendi la mano, per favore, prendi la mano, dai, scrivi. Ugo, ma che ha scritto? Fa vedere che ha scritto. Ha scritto che la carita non si capisce un cazzo. Ma no, mannaggia. Il sugo di pesce! Il sugo di pesce! Il sugo di pesce! Non ti preoccupare, Pino, non ti preoccupare. Voglio pensare a voi. Sì, Pino, oddio, Pino, quanto pesi, Pino. Allora? Tutto bruciato! Pino, ma non ti preoccupare. Vieni, non ti preoccupare. Andiamo, dai. Andiamo, Pino, per favore. Non ti preoccupare. Allora? E che se era arrivato che non te lo dicevo? Nicola! 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 Nico! È morto! Ma chi? Pino! Ma va, dai! No, ma ero parsa, ho già avuto un'immagine proprio così. E allora è arrivato sto dottore? Ma se era arrivato non te lo dicevo! Oh, stai calmo, eh! E sei tu che fai domande stupide? Sono arrivato fino giù al viale, non è passata neanche una macchina. Secondo me non viene. E che facciamo? E che facciamo? Quella è la vendetta di Marta che ci vuole vedere tutti morti. Ma se Marta ha detto che lo manda, lo manda. Lei è una donna tutta ad un pezzo. Sì, è un gran pezzo di merda, Marta. Senti, non ti permettere, senti, capito? Per favore. Tu la devi stufare, no, di fare questa l'abbiamo cosa. Detto, l'abbiamo detto, l'abbiamo stabilito. Hai capito? Sei inutilmente. No, mi piace. Il dottore. È arrivato il dottore. È arrivato il dottore. È arrivato il dottore. Chi apre? Chi apre? Chi apre? Apri tu. Apri tu. Apri tu. Apro io. Apre lui. Ma lui chi? Tu. Ah, io, scusa, la tenevo capita. Vado io. Prego, dottoressa, prego. Maronno, quanto è buono. Buonasera, sono la dottoressa Soda. E beh, si vede. Allora, chi è il moribondo? Va bene, ho capito, fascia da sola, dovrebbe essere di là. Sì. Oh, maronna mia. Scusate, ma quello è il dottore? Che cura Marta e i suoi figli! Oh, ragazzi, io vi giuro che non l'ho mai vista, eh!
po' francese, ma mo Marta chiamava una straniera. Cioè. Beh, Marta mica è razzista. E beh, effettivamente hanno culo così, non giochi il passaporto, giustamente, no? Effettivamente, ma guardalo là, tu sei un falso e bugiardo, questo sei. Ma vi dico che non la conosco. Ma tu sei il solito bugiardo. Ma non l'ho mai vista. Ma com'è possibile? Fino a 6 mesi fa stavi a casa con Marta, com'è possibile che quella non l'hai mai vista? Vabbè Gianni, scusa, ma che non lo sai che Ciccia a casa serviva solo per portare lo stipendio? No, non è vero, ci siamo divisi i compiti. Se no finisce che le donne fanno gli uomini e viceversa. E poi comunque, sapete qual è la cosa strana? È che quella è proprio nupiezza e fammanona. Ma ti pare che Marta faceva circolare per casa una così, scusa? Beh, effettivamente è carina. Ma che carina, Ciccio, quello è proprio un gran pezzo. Nicola! Lo ricominciamo, eh? Ma che ricominciare? Scusi, capisco che tu sei sotto shock perché le che hai passata. Ma io sono sempre Nicole, capito? Il principe incontrastato del sesso scritto e orale. Il dominatore dei glutei femminili. E che glutei che te ne che... Maronna, mi marito poi, dottoressa Soda. Secondo me è un nome d'arte, voglio... Pino sta male e tu pensi al culo del dottore. Vergognati! Sì, ne voglio... Qua se c'è uno che si deve vergognare sei tu. Ah sì, e perché? Perché quando sei entrato da quella porta eri uno straccio. E se adesso Pino sta di là tra la vita e la morte, è colpa tua. È colpa mia? Sì. Guarda che mezza bottiglietta di calmante gliel'hai sfruttato tu in bocca. Ah sì, ma l'attacco di panico gli è venuto grazie al casino che hai provocato col tuo ritorno. Sì, Pino sta male e tu pensi al culo del dottore. E che già fa? Già sta zitto, ma già mettere i paraocchi. Che le tenono culo che fa scintilla. Non ho motorino che fa scintilla, già cagnò tubo e scappamento, già fa tutto un lavoro, tutto particolare, sì. Lo scusi, dottoressa. Come sta Pino? Se la caverà? Dovrei scrivere? Ci sediamo? Certo. Ma certo, una sedia alla dottoressa, certo, per favore. Certo. Prego, prego, dottoressa, s'accomodi pure, sì, s'accomodi. E mi è rimasta all'impiede, dottoressa, una sedia alla dottoressa, sì, per favore. Sì, sì. Prego, dottoressa, s'accomodi, prego. Tenno culo che fa scintille, ma non ne ha tre piazze, certo, però, per favore. Su, una sedia sola alla dottoressa, per favore, prego. S'accomodi, dottoressa, prego, prego. Imbecilli! Senz'altro, sì. Dottoressa! Ma noi ci siamo già visti da qualche Gianni parte. Gianni, sta storia è vecchia, già sapimma, per favore, va. Va là, va. Dottoressa, come sta Pino? Il peso è passato. Ah, meno male. È stato fortunato. C'è mancato niente. Gli avete dato più di 100 gocce di calmante, ma volevate assassinarlo? Umaro, non mi ha riusciuto questo, scusa. Che è venuta dalla Gallia? Asterix. È venuta Asterix, sia la professoressa, che accusa così senza sapere. Io sono un medico laureato alla Bocconi con 110 lode e non accuso nessuno. Anche se dovrei fare il referto senza contare che dovrebbe essere ricoverato. No, allora... va bene, allora faccia il medico e si tolga dall'aria però quella faccia s'accenda lì, Asterix. Ma Nicola, piantala! Ma come parla? Lei è un ignorante! E non si preoccupi, so difendermi da sola. Ma cosa vuole? La dottoressa ha ragione, Nicola. È venuta di domenica, all'ora di pranzo. Non si preoccupi, non pranzo quasi mai. E come fa a reggersi in piedi? Bevo molta acqua. Ma che è una pianta? Si vede! Dal fisico asciutto! Complimenti, sportiva! Oui, corro molto! Altrimenti non potrei avere quel famoso... bel culo! Oddio. Bel culo! Vado a vedere come sta Pino. L'avevo preso come complimento. Dottoressa, ma lei scrive molto. Ma com'è non c'è il suo nome sul ricettario? Beh, perché non è mio. Quando la signora Betossi mi ha chiamato ero a casa di amici medici. Così per far prima mi sono fatta prestare la loro borsa. Ah, e Marta la conosce da molto? No! Lo appena vedi? Un paio di mesi. Che ti dicevo? Ma certo. Ma lei è specializzata in pediatria? Beh, vabbè, allora facciamo così. Diamoci del tu, come vi chiamate? Gianni. Nicola. Bettozzi Vincenzo. Io mi chiamo Olivia e il cognome già lo conoscete. Lo riconosciamo. A chi la do? A me. La ricetta chi la prende? Io non ci capisco niente. Io sì. No, no, ci pensi, ti preoccupare, Gianni. La prendo io, dottoressa, sì. Comprende la scrittura? Ma sì, io leggo gli spartiti, sa che sono molto più difficili di una ricetta, Musicista. Sì. Meraviglioso. E lo so. Forse sì, la dottoressa vorrebbe andare a casa dai suoi amici. Anche se oramai è un po' tardi, quindi credo che saranno tutti quanti in giro. È un po' tardi, ma poi che maleducati, ragazzi. Non abbiamo offerto niente alla dottoressa. Dottoressa, vuole bere qualcosa, non so, un cognac, un armagnac, un pernò, un richaud, non so, che vuole. Ma non voglio niente. Ma smettila di chiamarmi dottoressa. Sciscio. Sciscio. Sciscio.
E ridillo un po'. Ciscio. 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 Però io mi chiamo Bettozzi Vincenzo. Me a casa ti chiamano Ciscio. Sì. No? A casa. Oddio. Nicola. Ma c'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che non va. Oggi dovevo vedere i miei figli, i bambini. Lei li conosce, no? Oui, sono così carini. Carina, assomigliano a Pat, sono carina. Tu non ti devi permettere, capito? Sta scherzando, su che cosa è successo? È successo che io posso vedere i miei figli soltanto due volte al mese. Oggi mi toccava, ma Marta, con una scusa all'ultimo momento, se l'è portati via. Oh. E così mi tocca vederli fra due settimane. Oh. Oddio. Dottoressa, ma dobbiamo prendere qualcosa in farmacia? Meno. Per ora no, ho lasciato di là tutto quello che potrebbe servire per le prossime ore. Ma perché? Ti sto annoiando? No, è per Pino, no, ero preoccupato per Pino. No, stai tranquillo, il tuo amico starà bene, dopo quello che gli ho dato. Barone, che sciarate, che sta mamma mia. Piuttosto, mi preoccuperei per voi. Ma per voi chi? Voi qua. Non vi vedo per niente bene. Ma noi tre qui presenti. E che rende? Che hai visto? Scusa perché sei passato. Posso? Cosa? Non ti tocco. Che peccato però. Voglio solo guardare il fondo dell'occhio perché rivela tutto, sai? Maronna, ma che hai visto? Scusa. Oh, niente, è curiosità professionale. No, no, ma come curiosità professionale? Che credi di mettermi paura, scusa? Meno ci penso affatto, è solo che... Non fa niente ora, devo andare? Ma come, che state... Ma come non fa niente, devo andare? No, dottoressa, ma per il suo onorario. Ecco, giusto, sì, dottoressa, ma per il suo onorario. Cioè, per il tuo onorario... Per il vostro onorario, come ci regoliamo? Non si preoccupi, per la signora Bettozzi va bene così, non ho bisogno di altro, grazie. Se per la signora Bettozzi a noi che ci frega. No, ma che sarebbe, insisto, no, è un fatto di professionalità. Ma va bene, allora se la mettiamo sulla professionalità sono 300 euro. 300 euro? E c'è? 300? Ciccio, 300 euro, dai. Dai, 300. Ho dimenticato il libretto degli assegni a casa. Sì, al casino. Scusa un attimo, cos'è che hai visto prima, scusa, mentre loro risolvono il problema? Ma dove? No, dove? Non può fare vaga così, perché tu hai fatto tutta una passeggiatella, no? Ti sei avvicinate e hai visto nell'occhio. Poi hai voluto guardarmi e hai fatto... che hai visto, scusa? No, niente, non ti preoccupare. Ma no, come, scusa? Prima dici che dobbiamo preoccuparci, poi hai voluto guardare nell'occhio. Che significa, scusa? Che cosa significa? Sì, dimmelo. Significa che hai una brutta scera. Oddio. Vedi io il famoso occhio clinico. E tu sei un caso clinico. Oddio, sì, 33, oddio, sì. Vedi? Ma perché mi fai tutto sto check-up? Perché il nostro corpo è come una macchina, con le spie che si asciondono. Lascia segnali, come quando finisce la benzina, spia gialla, o l'olio, spia rossa. E a me che si è accesa adesso? Te sei un festival di lucette accese. Oddio, ma che credi di mettermi paura, scusa? Me la lingua l'hai vista? Stavo bevuto un paio di bottiglie di rosso, sarà quello. Il giallo nell'occhio? No, ho dormito 3 ore, sti stronzi mi hanno svegliato all'alba. Il colorito delle guance. Non mi sono fatta la barba col casino che è successo. Ma non c'entra niente la barba, Nicola. Devo parlare con i tuoi amici. Ma no, che c'entra? Lascia stare loro, vieni qua. Ciccio? Sì. Lasciate stare i soldi. Lascia stare i soldi, Ciccio. E chi ce l'ha i soldi? Non c'è una lira. È mio dovere deontologico chiedervi di consigliare a Nicola una visita seria. Ma no, che c'entra? No, perché? Ma, dottoressa, seria dove? Ma che significa? Nicola non sta bene, voi lo sapete benissimo. Ora capisco che voi siete suoi amici e certe cose non avete il coraggio di dirglielo. Ma così non lo aiutate affatto. Ma come, brutti infami, voi lo sapevate e non dite niente. Ma sapevamo cosa? Ma io non vedo Nicola da giorni. Nicola, ora devi essere sincero con me sulla tua attività sessuale. Ma che c'entra, scusa? I sintomi sono chiari e siccome credo e vedo... Tu sei il tipico esemplare di maschio italiano con una sfrenata attività sessuale. Beh, sfrenata, diciamo intensa. Ah, ecco. Mo si dice intensa. Livia, lo sa che dice sempre lui? Ma che ti impicci? Zitto! È per il tuo bene. Lui dice che da quando ha 10 anni deve fare roba almeno una volta al giorno. Ma che roba, come parli? Come dice roba? Vergogna, Livia, lo scusa, è un po' rozzo. Livia, ma non è che stai pensando all'AIDS? No. Oddio! No. Alla prostata. Oh, maronna mia! Si vede che non sta bene. Ma non è vero, io sto benissimo, non ho mai avuto problemi a mingere. Bugiardo, che ti lamenti sempre che non vuoi dormire in salotto perché dici che ti devi alzare 7-8 volte per andare al bagno. Ma che 7-8 volte? 2? Avanti. Non è normale, Nicola. Dottoressa, ma perché non lo visita adesso? Ma scusa, ma perché non ti fai i fatti tuoi, tu? No, Jenny ha ragione.
È inutile il poco di tempo, se vuoi io sono pronta. Ma scusa, ma se sei una pediatra? Ma con una specializzazione in urologia. Come mai conosci Marta? Ma che cos'è un interrogatorio? Allora, ci togliamo questo dubbio? Oddio. Approfitta. Ma che approfitta? Sentite, pensate alle prostate vostre, scusate. Ogni anno, in Italia, muoiono più di 20.000 uomini per tumore alla prostata. Oh, madonna mia. E soffre perché si sono trascurati, quando è una tra le neoplasie più curabili. Se prese in tempo... No, no, Nicola, non si discute. Tu ti devi curare, perché questa è una malattia grave. O si muore, o si resta impotenti. Tu non sei morto. Ancora. Sì, vabbè, insomma, cosa devo fare? Farti visitare. Andiamo di là. Ma di là non si può, c'è Pino. Mi ci vuole un attimo, va bene anche dietro quel paravento? Ma come, davanti alla finestra? Possiamo. A finestra. Ma non si vuole, dai Ciccio, vieni sì, qua. Sì, lo ma come fanno a sono vai, io vai, che vai, mi vai, devo far visitare. Ti sto in momento con calma, ecco, facciamo le cose con calma, aspetta, per favore. Madonna, perché poi è pericoloso se uno fa le cose di fretta. Avete capito? Non si può fare le cose di fretta, per favore. Fatele con calma. Maronna, ma fa male, che fa? No, tranquillo, non sentirei niente. Niente. Ho la vaselina. Alla ho vaselina. La vaselina. Sì, a dove ne affanculo tutte e due, ho capito. Te, Nicola. Ma Creno, circa questo, sta calmo, per favore. Ma guarda questo, per favore, che facciamo adesso, oddio? Rilassati. Oddio, mi gira la testa. Tu rilassa. Di più, rilassato. Oddio, piano, per favore. Ah! È entrato. Ho visto. E io ho già sentito, però. Oddio, oddio. Come ce l'ha? Ciccio! Per favore! Mamma mia bella, che è successo? M'ha struppiato. Mamma mia! E chi sa sette? Chi c'ha fa sa sette? Tu mi metti la seggio, mi... Dottoretta, posso dire una cosa? Oui? A prossima volta, un po' che delicatezza, per favore, sì. Merci. E tu che fai con sto guanto a mano? Che faccio, lo butto? No, tienatelo per ricordo, sì. Allora lo conservo. Butto sto guanto! Avevo ragione io comunque. Mo che me trapanate, che hai scoperto, scusa. Devo conferire con i tuoi amici prima. No, no, mo basta con sto amico, già facci più con te, tu vai a parlare con me, che tengo. Io so che tu hai un notevole spessimento della parete prostatica. Allora tu devi fare una rettoscopia immediatamente. Oddio, no. Ma che me stai facendo tu, scusa? Occorre anche che tu faccia gli altri accertamenti relativi, ma è meglio se tu li faccia in ospedale. Oddio, in ospedale no, qui. Non ci voglio in ospedale, no. In ospedale è no. È urgente che tu faccia dei controlli. È urgente. Ciccio, guarda che mo ce lavo con te, eh. Con me? E perché? E mo io turno tu, mi dispiace. Voglio sapere come ti senti. Io sto benissimo. Ti gira mai la testa? No, non mi gira mai. Oddio. Ragazzi, lo vedete che poi mi suggestiono, non diciamo ste stronzate. Pinocchio, bugiardo, rompi sempre la mattina che non riesci ad alzarti. È perché ho sonno. Che male c'è a voler dormire? Pressione alta, Ciccio. Me l'ha detto Marta. Ma come? Devi tenerla sotto controllo. Sei a rischio infarto. La misuriamo. Ci vuole un attimo. Per scrupolo. Ma come la pressione alta? Io non bevo, non fumo, non... Mangio pochissimo. Beh, non si direbbe, rispetto a sei mesi fa ti ho trovato un po' ingrassato. Tu fatti i fatti tuoi. Guarda, abbassa la voce, Ciccio, guarda, dimettimi solo la pressione, che problema c'è? Lo fa per il tuo bene. No. Ah, no! Orita al culo si apre, sì o no, scusa. Eccomi, sono pronta. Ho anche lo sfigometro. Ho sfigometro, poi Ciccio è perfetto, non ti preoccupare. Ma perché dobbiamo farci prendere della paura delle malattie? Ma infatti non bisogna avere paura. Sì, è una parola. Basta fare un controllo ogni tanto, un'analisi del sangue... Trigliceridi, colesterolo... Dottoressa! Che avete cosa? Avete caso un calmante ancora? No, il calmante... No, è finito tutto. Ma perché il calmante? Sto cercando qualcosa nella borsa. Oddio, sto male. Oddio, San Giuseppe, protettore di tutti i padri! Abbi pietà dei miei figli e proteggi il loro padre! I miei figli hanno bisogno di suo padre e soprattutto del suo stipendio! Portatemi un bicchiere con dell'acqua, per favore! Oddio, vado io subito! È subito, è una parola, capi, figurati!
Dottoressa, che cos'ho? Dottoressa, che ha? Oddio. Alla minima, oddio. 150. Oh, oddio. Mamma mia. 150? Mamma mia. Ah, Ciccio, ma tu sei da ricovero immediato. Dovrebbe essere vero strazzo per quello che è successo. Certo. E che Ciccio non vive bene la separazione. No. Acqua freschissima, appena monta dal rubinetto. Ecco l'acqua. Ma che fai, lo spiritoso? Non ho manco fatto testamento. E che te frega, c'ha tutto Marta, che t'importa. Hai la minima un po' alta, Ciccio. Bevi questo così ti tranquillisi un po'. Sì. Bevo questo? Sì, bevi. Che cos'è? Ma che te frega? Bevi, do la lei, te farà bene, no? Dai. È una cosa naturale. Sì. Ma che fai? Scusa. Oddio, come sentite? Oddio. Sapete che adesso una cosa me la berei volentieri. Oh, Maronna. E che è successo? Mi fate fare gli straordinari? Mi è arrivata a 180. Sì, ragazzi, allora, un prosecco, no? Oppure preferisci un analcolico? Un succo di frutta. Un succo di frutta. A che gusto? Quello che c'è. Quello che c'è, quello che gusto vuoi? Quello che c'è. Il più buono, il gusto più buono. Gian, per favore, vattene, non ne ho caso proprio fa sta cosa. Vado via. Sì, vattene. Ciccio, come ti senti? Uguale. Dagli il tempo che fai effetto, l'importante è che ti rilassi e ti metti a dieta. Sì, mi metto a dieta. Mi metto a dieta, non ti preoccupare. Sì, levatemi pure il cibo, chissà che mi resta. E lo so, ma se continui così ti fai solo più male. Più male. 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 Aia. Aia. Male. Aia. L'orecchio, porca miseria! Ma non è questa! No, è questo. Senta, che imbroglio con sti orecchi, già facci chiudere, decidete per cortesia. Dottoressa, Livia... Oui. Volevo chiederti una cosa, ma Marta, che ti dice di me? Mi odia tanto. Ti vuole vedere rovinato, Ciccio. Come tutte le nostre ex mogli ci odiano. Scusa, Nicola, ma non è vero. Ah, non è vero? E ti vorrei far sentire qui le telefonate quando arrivano, hai capito? Sono belve feroci, assetate di soldi, anche quando non gli servono, solo per metterci in difficoltà. Nicola, zitto un po'. Perché dici che non è vero? Perché noi donne, Nicola... Scusa, Ciccio. Siamo un po' vendicative, appena ferite. Ah, sì. Offese. Maltrattate da voi uomini. Mename. Ma poi? Ma poi? Vieni a camo. Poi sappiamo perdonare, perché voi siete molto deboli. Sì, deboli. Fragili. Molto più di noi. Molto. Fate i duri, ma per nascondere le vostre insicurezze. Ragioni. E noi vi perdoniamo. Sì. Quasi sempre. Scusi, c'è una piccola speranza. Rilassati, riposati, non ci pensare ora. Ma una possibilità, almeno minima. Maronna, Ciccio, che pallo, lo capisci l'italiano o no? Questa parla francese. Ecco le bibite. Maronna, ma che c'ha secco, mo sto brindis, Gian, guarda, è proprio fuori luogo. Vabbè, non ce la faccio, vado a prendere un poco d'aria, sentite, non ce la faccio più. Sta giornata proprio, non parlammo proprio. Ho cominciato stamattina, ma avete svegliato all'alba. A chi le è venuto un attacco e panica? Arriva Asterix e se mi dice che tengo un cancro alla prostata. Non si è magnata. Oggi posso proprio dire che me l'hanno messo in quel posto, ecco quello che dico. Il pesce. Pino, ma che fai? Il pesce. Oddio, Pino. Dottoressa, che facciamo? No, fatelo sedere. Sì, fatelo sedere, sì, ecco. Il pesce. Ecco. Il pesce. Come sta? Ecco, il pesce. La punturina ha fatto effetto, allora. Fate effetto la punturina. Forse troppa effetto ha fatto. Ma è normale? Sì, certo. È normale. Allora, lasciamolo qua. Ma che lasciamolo qua? Portiamolo a letto, ma dai. No, dai, lasciamolo qua. Tanto sta bene, facciamo questo brindisi. Ma che brindisi, Gianni? Che brinda! Alla dottoressa Livia Soda! Allora alla dottoressa Soda! Ma perché? Perché non è facile trovare un medico così esperto, così zelante, soprattutto così scrupoloso da sacrificare la domenica per il suo lavoro. E soprattutto così spiritosa e simpatica. È ecco. È buona. Ma Pino, per favore, ma è normale che fa sì, così? Sì, no, è in lotta con il sedativo, non ha scelta di dormire. Allora sta lottando, sì. Beh, ragazzi, che il vino si riscalda, forza. Dai. Allora, all'onestà, alla fiducia e all'amicizia. E al perdono. Brava!
brava, al perdono. Così Marta mi riprende a casa con sé. Dai, dai, prendiamo, eccoci qua, Cincin, evviva, evviva, evviva. Evviva gli sposi, sì, chi si sta proprio male, dottoressa. Stai calmo, siediti, rilassati. Evviva gli sposi, mamma mia. Chi è? È la dottoressa Livia Soda, amica di Marta. E questa? È la sora gemella, s'assomiglia. È sedato. È sudato. Ma no, è seduto. Imbecilli. Senz'altro. Oh, piuttosto, se fossi in te, mi farei subito una gastroscopia. Perché hai un alito che ucciderebbe un toro. È vero, Gianni, ma che magnata, topi morti. Ragazzi, non siete per niente spiritosi, io sto benissimo, sto. Credimi, sei ridotto male, io lo dico per te. Dovresti farti dei controlli, perché temo che l'ulcera sia in agguato. Ma quale ulcera? Ah. Ma che ulcera? Io sto benissimo, quale è l'ulcera? Posso? Ma come posso? Vieni qua, dici che stiamo tutti male. Ah, se le braccia? Eh? E sì. Sì. Oui, on peut faire un respiro profondo. Chi è? Ecco, visto? Ma che hai visto? Ma hai infilato una mano, te credo che urlo! No, scusa, guarda, io appena ho premuto, tu hai urlato, non è normale. Ma non è normale. Credimi, io lo dico per te. Ma tu mi hai suggestionato, adesso io sento una... Ah. Ma che è? Gastrite, se va bene. Ulcera, se va male. No, psiche, io sto somatizzando. Pensa a quello che vuoi, io ora tanto vado. Ma come vado? Ma che come? Ma come, Gianni sta male e tu te ne vai? Sta tirando un po' troppo la corda, In che senso? Siamo veramente sicuri che tu sei un medico amico di Marta? Ma perché? Livia Soda? Ci vuoi dire chi sei veramente? Che cosa vorresti insinuare? No. Io sono un pubblicitario, certe cose non mi sfuggono. Alla Bocconi non c'è medicina e poi si vede benissimo che c'è una parrucca. Cos'è che devi nascondere? Alopecia! Va bene? Ma tu sei Yvonne! Yvonne! Bravo! Oddio! La massaggiatrice vera! Sì. Scusa, non ho capito. La massaggiatrice che quella sera noi abbiamo chiamato e Giulia venne a posto suo? Sì, e che se invece fossi stata a casa tu... No, tu, per carità. No, dicevo... Tu, invece, veniva... Ah, che madonna mia, no! Che c'hai? Poto spiega che tengo. Veniva e ci facevamo una scopata eccezionale. Ah, e lui non scappava con Giulia? E Marta non mi cacciava di casa? Sì, è lei, abbiamo capito. Insomma, non saresti un dottore? No, non ancora. E la Bocconi l'università? Ma che Bocconi, a Boccolò, io sono da Garbatella. E l'infarto, la pressione è alta? Stai tranquillo, la pressione tua è a posto. E prima che m'hai dato? Una burghetta. Oddio. Una burghetta. Ma guarda la testa. Scusi, dottoressa. Chiamami Livia. Ma non ti chiami Yvonne? No, quello è il nome dei clienti al lavoro. Mi chiamo davvero Livia. Livia, dottoressa, Yvonne, quello che è. Posso fare una riflessione? Certo. Sei una grandissima stronza! Ciccio, che modi, dai. Ma come che modi? Mi ha fatto venire un infarto, quasi. E che devo dire allora che mi ha infilato un dito nel culo? Nicola! Guarda come sto combinato con pasta seggiata. Dai, Nicola, zitto un attimo. Ma perché? Come? Sei un pubblicitario. Non ti sfugge niente e ancora ne hai capito. Marina. Bravo! E che c'entri tu con Marina, scusa? Io c'entro con tutte. Pure... con Marta, con Marisa, con Daniela. Mamma mia, non ci posso credere, con tutte... È stata Giulia a chiedermi d'annata da tua moglie. Giulia? Ma per fare cosa? Beh, tu saprai che quando la vostra eterna storia d'amore è finita, Giulia ha perso tutto il casinò. Sì, lo so, zio, non mi ci fa ripensare. Ma quello che neanche tu sai è che quella sera, quando perse tutto, accanto a lei c'era un uomo alto, bello, moro, spagnolo, molto fortunato. E allora?
allora sto stallone spagnolo offrì 1.000 euro a Giulia da puntare su un numero. E allora? E vinse. Ma come vinse? Ma come? Mi ha detto che aveva perso tutto. Che non poteva più stare con me, che si sentiva in colpa. Perché mi aveva fatto... Ha fatto perdere un matrimonio, ma aveva fatto perdere. E invece il giorno dopo è partita con lo spagnolo. Ma che fa sto spagnolo? Alleva cavalli. E gliene ha pure regalato uno, bianco a Giulia. Un altro? Ah, sono la passione di Giulia, ma che ne so. E Giulia dove sta adesso? No. Questo non te lo posso dire, me l'ha fatto giurare. Sì, ma perché t'ha detto d'andata Marina? Per ridarle i 20.000 euro che tu avevi rubato dall'ufficio e chiederle di ritirare la denuncia, di modo che tu potessi essere un uomo libero. Almeno va a giustizia. E dove li ha presi? Lo spagnolo è molto, molto ricco. E Marina che ha detto? Olè! Allora, in effetti non è stato facile convincerla e farle capire, però dopo che le ho spiegato tutto quello che era successo, le ho detto che non ne valeva la pena accanirsi, perché in fondo voi siete dei poveracci. Senti, Nicola, guarda che io, anche se sono un pochino, però lo sai che questa qui deve stare attenta a quello che dice, non deve offendere, hai capito, Nicola? Non ti serve di esagerare adesso. Attenzione. Sentite, faccio sta vita da abbastanza tempo per sapere come... So fatti l'uomini. E come sapete, visto che mi avete chiamato a casa la famosa volta, io prendo solo appuntamenti a casa, quindi i miei incontri non sono tristi e squallidi come quelli che avvengono per strada. Quello che non sapete è che se faccio sto lavoro è per poter studiare. Ma studiare cosa? Medicina alla Cattolica, c'ho pure un sacco di clienti là. Ah, abbiate ancora un paio d'anni. E poi addio Yvonne. Sì, bravo, mi sono stufato. È troppo tempo che faccio sto lavoro, non c'ho più voglia. Ma chi è che ha organizzato tutta questa sceneggiata, così, eh? Tua moglie Marisa. Minchia, lo sapevo, sempre lei, il genio del male, quella donna. Le ho incontrate tutte a casa di tua moglie. E niente, dietro compenso mi hanno chiesto di farvi spaventare un pochettino. Ah, dietro compenso. Hai capito? I soldi miei per ste stronzate. Ma dico io, ma tu pensa alla perfidia delle donne. Di cosa sono capaci? Di che cosa non sono capaci le donne, le mogli soprattutto, hai capito? Sono delle vipere, sono. Delle vipere piene di veleno, com'era quell'animale? La puzzola. Basta però, eh. E poi era l'occasione che aspettavano da troppo tempo. Dovevate essere tutti e quattro insieme. Sì, ma come facevate a sapere che io sarei tornato? A Gianni. Ma non potevi andare. Ma con stalito satellitare che c'hai, la ritrovavano subito. Senti. Comunque, ora io devo proprio andare. Ho perso pure troppo tempo per quello che mi hanno dato, Ciccio. Io c'ho da lavorare. Senti, ma non puoi fare niente per Gianni? Ti posso dare una ventina? No, no, in quel senso. No, dicevo qualcosa per tirarlo su, che ne so, con le tue capacità, ecco. Senti, io qualcosa la potrei pure fare. Ma dopo quello che ha saputo, mi sa che gli è passata proprio la voglia. No, quella non mi manca mai. Sì, ma ti mancherei sordo, state zitto, Gianni. Ciao, patatini, ciao. Ciao, patatina, sì. Se ti dovesse essere piaciuto... Sì. Il lavoretto, l'altro... C'ho un amico trans che non è niente male. Ricordatevi... Ci sta sempre una seconda possibilità. Ciao, belli! Ma si sente male veramente? Ma che... No, in Geronimo stanotte là, Guardate che io là dietro non pulisco. Organizzatevi. Gianni, perché... se devi vomitare, vai in bagno, per favore, non là. Scusa. No. Sto bene, sto bene. Stai bene, sicuro? Vabbè, vai. Stronza. Ma chi stronzo, scusa? Giulia? Sì, però tanto stronzo, scusa se te lo dico, hai 20.000 euro te l'ha ridati, quindi adesso sei un uomo libero. Abbi pazienza. Mi ha detto un sacco di stronzate. Vabbè. Mi ha detto che non poteva più stare con me e poi se n'è andata con quello perché c'era più soldi. Vabbè, Gianni, ma tu lo sai come sono le donne, no? Prima ti guardano il 7.40 e poi ti guardano in faccia. È sempre così, Scusa. Gianni, vuoi una camomilla? Quale camomilla? Datemi l'amaro. Ma come l'amaro? Ma stai male l'amaro, dai. Appunto, dallo l'acqua distillata. Ma ecco, l'acqua distillata. Scusa, fatela finita, fatela. Dai, l'acqua distillata che ti fa bene, bevi, su.
Non la vuoi l'acqua distillata? E vabbè, va. Ma mi è venuta un'idea. Le prendo? Io sto già meglio. Siete pronti? Alza un po' quella musica del cellulare. Alza! Alza un po'! Alza il volume! Alza il volume! Così, vai! Vai, Nicola! Vai, pronti. Dai, giochiamo, dai. Pronto? Vai. Dai. Io! Oh! Ma io la prima volta in 12 anni che prende la carta più alta, hai capito? È la prima volta. Secondo sì. me la fortuna è girata. Tu stai zitto perché in genere quando parli porti sfortuna. No. Dai, giochiamo, su, sì, forza. Dai, Ciccio. Sì. Lo sapevamo voglia tutti di giocare, dai. Quanti mesi, non ce la facevo più. Dai. No, ragazzi, scusate, sono stanco di pollice. Sì. Ma a mano ti funziona sempre buono. Vabbè. Allora, pronti, dai. Pino. Sì. È vero che tuo nonno sta male? Povero nonno, sono 3 mesi che è in coma. Non apro. Nemmeno. Senti, Pino, ma... tuo cugino, la casa, la vuole sempre. Apro io di piatto. Sì. Quello stronzo insiste che dobbiamo vendere la casa e ci dobbiamo dividere i soldi. Carte? 2 carte. 2 anche a me. Senti, Pino, ma tu che cosa pensi di fare a sto punto? Ciccio? Servito. Anche. Ma c'è il rischio che devi andare via? E dove vado? E voi? Dove andate voi, eh? Ciccio, tu che fai? Torni a casa da Marta? E tu, Nicola? Ce l'hai i soldi per prendere in affitto un appartamento da solo? E tu che fai? Torni a casa da Marina? Pensi che ti riprende? Parola al servito. Il servito dice piatto. Sì. Ma scusa... trova i soldi e a tuo cugino e lo metti a tacere, no? E certo, trovo 250.000 euro e lo metto a tacere, no? Gianni, pensa a giocare che è meglio, io passo. Io proprio voglio vedere come va a finire. Puzzi di bluff, puzzi. Sì. Scala al cap. Buono, scala minima. Senti, Pino. Ma se quello poi insiste, no? Ma tu che fai? Che faccio? Non è facile. Perché non mettiamo i soldi? Tutti insieme. Riscattiamo la casa e risolviamo tutti i problemi. Ma certo. Mettiamo i soldi, no? Mettete i soldi. No. Nicola, metti l'invito. Resta a me. Non apro. Nemmeno. No. Ragazzi, nessuno apre. Ricominciamo? Ma sì. C'è sempre una seconda possibilità. Alza, per favore, alza.